In salita la trattativa tra il PD e Forza Italia sulla nuova legge elettorale. Sono tre i punti sui quali si tratta: innalzamento della soglia per il premio di maggioranza dal 35 al 38%, primarie facoltative oppure obbligatorie previste dalla legge e delega al governo per disegnare i collegi. La minoranza del Partito Democratico, dopo un incontro con il segretario Renzi, ha deciso invece di ritirare tutti i oltre 30 emendamenti, riducendoli a soli 3. La legge elettorale non è la cosa più importante, ma è l'inizio di un percorso che può cambiare il paese, così ha rilanciato il segretario del PD Renzi su Facebook, che ha posto anche l'out-out: o si fa la legge elettorale o il governo va a casa. Ma da Forza Italia c'è lo stop all'innalzamento della soglia e anche lo stop alle preferenze in scheda elettorale. Di fronte al tentativo di alcuni di rinviare nuovamente la legge elettorale chiedendo di andare in aula a febbraio, il Partito Democratico mantiene l'impegno. Il testo deve arrivare in aula entro la fine di gennaio, per questo stiamo lavorando a pieno ritmo in commissione. Il Partito Democratico in modo unito, compatto, ha presentato 3 soli emendamenti che per noi servono a migliorare il testo della legge e continueremo ad andare avanti perché c'è la volontà di ricambiare la legge elettorale. Il presidente Berlusconi ha concordato con Matteo Renzi una proposta di legge elettorale che vogliamo venga rispettata. Il Parlamento ha il diritto di migliorare quella proposta, ma non di far venir meno i principi fondamentali, la difesa del bipolarismo e sapere la sera delle elezioni chi ha vinto, appunto. Onorevole Costa, avete concluso la capigruppo sul definire i tempi del percorso della riforma della legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Ecco, che cosa è emerso? Ma è emerso che sicuramente il provvedimento non potrà essere calendarizzato per l'Aula nella giornata del 29, ma dovrà slittare. È necessario e noi lo riteniamo assolutamente indispensabile. Noi non vogliamo che l'Aula diventi poi un Vietnam col voto segreto, ma riteniamo utile un forte approfondimento già in Commissione su alcuni temi, essenziale per esempio quello delle preferenze. Noi porteremo avanti una battaglia su questo argomento perché vogliamo che siano i cittadini a scegliere il loro candidato scrivendo il nome sulla scheda. Chiedo al Partito Democratico se è possibile che si possa impedire al Parlamento di discutere la legge elettorale. Chiedo al Partito Democratico se questa legge si chiama Italicum o si chiama Forza Italicum. Noi non siamo disponibili a veder sottratta la possibilità di discutere in Parlamento per fare rapidamente una buona legge elettorale. Questi grandi partiti della maggioranza stanno paventando la tagliola, stanno paventando il fatto di cucire le bocche praticamente ai deputati dell'opposizione, che stanno semplicemente dicendo una cosa: questi 7,5 miliardi di euro non possono essere regalati alle banche private e alle assicurazioni. Uno, perché è ingiusto; due, perché nella situazione in cui ci ritroviamo adesso siamo sicuri che le priorità per questo paese possono essere ben altre. E la tagliola, tra l'altro, riporta questo termine, vi riporta in mente come per l'appunto ci sia una violenza nei confronti delle opposizioni. Potremmo dire che il boia napolitano in questo momento stia avvallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni per cucire loro le bocche, anzi per tagliarci quasi la testa ed evitare che noi possiamo riportare questo posto, i lavori di queste aule, per il bene dei cittadini. Sono parole inaccettabili, sono attacchi che non possiamo giustificare nel nostro paese, tanto più nei confronti del presidente Napolitano, che sta garantendo l'unità del paese e che sta rappresentando al meglio tutti gli italiani. C'è un vero e proprio reato, che è quello di oltraggio al capo dello Stato, offese al capo dello Stato. L'articolo del 278 del codice penale, ho ritenuto di segnalare all'autorità giudiziaria quanto era accaduto questa mattina. È particolarmente grave che sia un deputato a usare queste parole. Le parole hanno un peso importante sempre e dobbiamo saperle usare con misura e con correttezza. Viva Putin! Viva Killer! Ah!
Non la fatti, non la fatti.